Il cemento era posizionato a lato della chiesa ed era una donazione fatta tra l'altro da un'azienda del territorio che regolarmente ci aiuta, che è la Colacem di Rassina, e con grande delusione, insomma, quando me ne sono accorta ho avuto un grande, insomma, dispiacere. Ancora un furto alla Mosaico di Indicatore, ci troviamo alle porte di Arezzo. I ladri questa notte sono infatti riusciti a portar via una tonnellata di cemento. A fare l'amara scoperta questa mattina l'artista ideatrice del mosaico più grande d'Europa. Si tratta infatti di un lavoro colossale dedicato alla visione di Ezechiele, realizzato da un centinaio di artisti provenienti da ogni angolo del mondo, che sarà completato in circa 15 anni. Gli ultimi 3 anni sono stati fatti 3 furti. Tra l'altro nella prima occasione ci fu tagliato con un coltello una parete del tendone per poter entrare dentro e ci hanno comunque trafugato tutta l'attrezzatura, e purtroppo noi abbiamo pochissima attrezzatura, quindi per noi diventa un elemento prezioso. L'opera è realizzata unicamente grazie alle donazioni sia di materiali che di manodopera o di fondi. Ho pensato a tutti i mesi trascorsi a mandare mail, telefonate per poter recuperare questo materiale, perché io passo quasi tutto l'anno a elemosinare veramente alle aziende sia nazionali che del territorio del materiale per portare avanti l'opera. Dopo la denuncia presentata ai carabinieri di Arezzo, l'artista ha deciso di tappezzare tutto il paese con le fotocopie del verbale. Non è un furto che viene fatto solo all'interno di una chiesa o di una parrocchia, ma è un furto che è nostro. E siamo stati privati di qualcosa, non di materiale, ma comunque è un'invasione, quindi non la trovo giusta.